Massimo, Sì. sono quasi all'inizio di via San Zenone. Stiamo andando in via Capopassero, che è una delle più importanti piazze di spaccio di Catania, laddove avviene sistematicamente attività illecite in diversi punti della stessa strada. Andremo lì per un servizio di osservazione per un'attività più importante e imponente che faremo nei prossimi giorni. Quante piazze di spaccio ci sono al territorio Non si possono manco contare, sono tante. pubblico? Però stiamo parlando di 15-20 piazze di Sì, sì, spaccio. sì, sì. Tra l'altro la cosa da ricordare è che sono afferenti a famiglie di mafia. Nella maniera più assoluta. Faremo un'attività di osservazione, attesteremo la presenza di vedette che controllano le vie di accesso e anche le vie cruciali dove avviene lo spaccio. Utilizziamo spesso queste semplici radioline, servono a noi per ascoltare le vedette che utilizzano i walkie-talkie per comunicare, facendo un vero e proprio tam-tam, l'arrivo delle forze dell'ordine, perché è uno strumento semplice, immediato, assolutamente irintracciabile. L'arma si è dovuta adeguare alle varianti di tecnologia che adottavano loro per poter contrastare l'evoluzione criminale di questi sodalizi. Grande punto blu dal viale Tirreno, quindi già da qui ci notano. Adesso avvisano di levare. Leva, leva, chassi, significa che sono entrati, sono entrati. I carabinieri leva dalla campagna e angolo. Sono dei punti fermi che loro convenzionalmente utilizzano per indicare dove noi adesso ci troviamo. A volte tutte queste manovre le fanno apposta, quindi anche macchine che stranamente iniziano a fare manovre, sbarrano la strada, non sono lì per nulla, ma servono anche a rallentare il nostro arrivo nei punti nevralgici dove lo spacciatore di solito sosta. Questa banda era già passata prima, chiaramente loro quando vedono arrivare più macchine, questo li agita particolarmente, infatti si rimproverano reciprocamente dicendo che bisogna essere chiari nella comunicazione. Spesso ascoltiamo anche le loro liti perché magari per qualche secondo ritardano a informare dell'arrivo dei carabinieri. Parco giochi lo deve dire prima, non quando arriva di facci, quando mi arriva proprio davanti. Stanno discutendo sull'avere la certezza che le autovetture siano tutte andate via. Dice, ma sei sicuro che l'hai vista uscire? Prima erano meno avveduti, adesso hanno alzato le asticelle delle attenzioni e quindi noi siamo sempre sul territorio con occhi ben aperti e naso ben attento. Perché qua nulla si muove senza la mafia. È una gramigna che quando entra ti succhia tutto. Qui la mafia non si può ignorare. Si sente, la vedi, la respiri. E sembra impossibile da fermare anche a causa della sempre crescente domanda di sostanze stupefacenti, che obbliga le stazioni dei carabinieri ad avvalersi di continuo del supporto delle donne e degli uomini del nucleo operativo. Non è qua? Il nucleo operativo è l'unità investigativa del comando compagnia. Tenente, noi siamo pronti, possiamo andare. Facciamo indagini di medio livello e aiutiamo la stazione per poter fare certe operazioni e dare una risposta in posti dove purtroppo l'illegalità continua ad essere forte. Mi ricevete? Affermativo. Posizionati. Allora, dovrebbe essere un monovolume di colore grigio. È uno stop fulminato. Ognuno al proprio livello, ma tutti nella stessa squadra. Ricevuto? Bene, potete partire, che sta facendo la salita.
agganciato. Sta facendo la rotonda. La portiamo lontano, qua siamo troppo vicini. Che qua girano anche i motorini, È una catena. Io devo essere sicuro che dietro a lui ci devo essere io che gli devo guardare le spalle e dietro a me ci devono essere i miei che mi devono guardare le spalle. Vai. Tenga sotto controllo. Mani sul volante. Chiaretto. Spegni il motore. Mi dia quello che ha comprato. Ah, sì. Riscontro positivo. Mi confermi la sostanza? Sì, la sostanza è marijuana. Ma va bene, dai. Noi sappiamo, mo che vengono i colleghi, gli faranno la domanda. Lei deve rispondere con sincerità, va bene? Mi chiesto che sto battagliando di sentire. No, 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 ho preso da un tunisino. Ah, guarda un tunisino, ma sai che lo faccio il mio carichiere? Mi visto pure adesso, mi hai visto, no? Io purtroppo, Mizio. C'è sto Mizio. Io avevo 50 anni, è bastardo, come picchiaio, posso spacchiare mari e... che mi cassaria su, ma niente, insomma, che basta. Questa è la patente e questo è quello che gli stavo trovando.